Eccoci, eccoci qui. Oggi è stato il debutto politico e parlamentare di Giuseppe Conte. Il Presidente del Consiglio ha pronunciato nell'aula del Senato il suo discorso programmatico, sul quale ha chiesto al Parlamento la fiducia per far partire il suo governo. Fiducia che si sta votando in questi minuti, dovrebbe arrivare anche all'interno del nostro programma, quindi nel caso ve ne daremo conto. Ma stasera analizzeremo soprattutto il discorso del Premier Conte e il dibattito che in Parlamento questo discorso ha suscitato. Lo faremo con Barbara Tedaldi, parlamentarista dell'agenzia AGI. Benvenuta Barbara. Buona serata a voi. Grazie. Come sempre, il nostro punto di partenza sono però le aperture dei telegiornali della sera. Subito dopo la nostra sigla. Cominciamo. Cinque minuti di discorso, 61 applausi. Il Presidente del Consiglio Conte, in Senato per la fiducia, parla di vento nuovo e ripercorre i punti chiave del contratto di governo. Flat tax, Unione Europea più equa, taglia vitalizi e pensioni d'oro, DASPO per i corrotti e un pensiero per i terremotati. La mia prima uscita pubblica sarà dedicata a loro. Governo Conte, il giorno della fiducia in Senato, tra poco il voto. Noi populisti ascoltiamo la gente, ha detto il Premier. Sono garante del contratto del cambiamento. Nel discorso di oltre un'ora, lavoro, fisco, reddito di cittadinanza e ancora lotta alla corruzione, politica estera con l'apertura alla Russia. Il ricordo del migrante ucciso, poi l'annuncio, stop al business fondato sulla finta solidarietà. Trattato di Dublino, no di Italia e Germania. Il discorso del Presidente del Consiglio Conte, noi populisti ascoltiamo la gente, lotta alla corruzione, stop al business dei migranti, apertura alla Russia, le sanzioni vanno riviste. Al Senato è in corso il voto di fiducia al governo Conte. Sarò il garante del contratto, dice il Premier in Parlamento. Dalla legittima difesa al reddito di cittadinanza, stop al business dei migranti, carcere ai corrotti, taglio alle pensioni d'oro e apertura alla Russia. Basta con le sanzioni. Governo al Senato, il voto di fiducia. Conte, sarò garante del contratto. Noi populisti ascoltiamo la gente. No all'uscita dall'euro. Il Premier Conte presenta al Senato il programma del governo confermando tutti i punti del contratto siglato tra Movimento 5 Stelle e Lega, a partire dal reddito di cittadinanza e pensioni con la riforma Fornero e carcere vero per i grandi evasori, rispetto dell'Alleanza Atlantica ma via le sanzioni alla Russia, chiede poi un'Unione Europea più equa. Sono populista, se populismo vuol dire attitudine ad ascoltare i bisogni della gente. Primo discorso in Parlamento del Premier Conte. Populismo significa ascoltare la gente. Apre a Mosca, stop al business dei migranti. L'Europa deve essere più equa. Eccoci qui, mentre andavano le aperture è arrivata la fiducia al Senato, 171 voti a favore, 117 contrari, 24 astenuti. Tornano i conti, Barbara? Sì, assolutamente, ci aspettavamo 171 voti e questi sono stati, sì. Vorrei chiederti, adesso che abbiamo anche acclarato, ma era un passaggio formale, non si attendevano sorprese oggi su questo, che il governo Conte alla fiducia al Senato, domani la chiederà, verosimilmente la otterrà alla Camera. Abbiamo assistito, dicevamo in apertura, al debutto politico parlamentare di Giuseppe Conte, abbiamo visto i titoli dei telegiornali. Qual è il tuo di titolo, cioè qual è il dato saliente emerso nella giornata di oggi? Più di uno. Sicuramente c'è questo accenno al populismo che viene per la prima volta forse rivendicato in modo così orgoglioso. Non come una critica, no? non come una cosa di cui vergognarsi, ma come una cosa di cui andare assolutamente fieri. Poi c'è questa foto di tre leader, Conte, Salvini e Di Maio. Tutto il programma, ci sono mille, come in tutti i discorsi programmatici, poi questo è durato un tempo che non sembrava finire mai, da scrivere è stato impegnativo, 75 minuti, quindi un'ora e mezzo quasi.
Ecco, prima di adesso di vederlo nel dettaglio questo discorso, tutti i temi che ha toccato, tre aggettivi per definire il discorso, se preferisci per definire il Premier Conte oggi al suo esordio in Parlamento. Allora, populista perché, come dicevo prima, lui si è orgogliosamente definito populista facendo notare che lui considera populista chi ascolta le esigenze dei cittadini. Quello che adesso dovrà dimostrare questo governo è che non solo le ascolta, quindi non solo corre dietro, diciamo, alle esigenze dei cittadini, ma risponde anche positivamente dando risposte che siano sostenibili, peraltro, perché c'è un problema di bilancio e di... La democrazia è una cosa complicata perché è un bilanciamento di interessi. Bisogna sempre considerare che se si dà ragione a qualcuno c'è magari qualcun altro che soffre e quindi bisogna contemperare un po' tutte le esigenze. Quindi populista, un'altra cosa credo sottovalutato, non nel senso umano, ma nel senso che forse ci riserverà sorprese. Cioè viene considerato da tutti il portavoce di Di Maio e Salvini, quasi un soprammobile, diciamo. E tu invece intravedi qualche... Insomma, il discorso di oggi mi sembrava abbastanza da una ricerca di protagonismo, anche questa durata così lunga, no? Così infinita. Un'altra cosa che credo dovrà essere, ma lo valuteremo poi nelle prossime settimane e mesi, equilibrista. Certo. Perché comunque i due Dioscuri, come sono stati chiamati, che sono tra l'altro vice premier, quindi sono due personalità molto forti. E anche il Consiglio dei Ministri hanno in Consiglio dei Ministri avranno una parola sicuramente fondamentale e lui dovrà riuscire a trovare un equilibrio tra di loro e tra le proposte, le promesse fatte e i conti pubblici anche. Allora, adesso ci vediamo gli altri titoli di politica che ci offrono il quadro della giornata completa e poi faremo un viaggio proprio tra le parole usate da Giuseppe Conte, Conte stamattina al Senato. Gli altri titoli e poi torniamo in studio. Nel suo discorso Conte ha anche parlato di immigrazione e trattato di Dublino. Non siamo razzisti, ma l'Italia non può essere lasciata da sola, invocando giustizia per il giovane bracciante del Mali ucciso in Calabria. C'è un indagato, un italiano di 40 anni. Opposizioni all'attacco, il PD, discorso generico, non una parola su scuola, cultura e grandi opere. Renzi, rispetto, ma non siete lo Stato, siete il potere. Critica Forza Italia, retorica e luoghi comuni, Ronzulli, propaganda di un altro premier non eletto dagli italiani. Nessuna intesa sulla riforma del trattato di Dublino sul diritto d'asilo. Dopo il no dell'Italia e del blocco dell'Est arriva lo stop anche da Spagna, Austria e Germania. 5 Stelle, nasce l'esecutivo del cambiamento, noi qua per il fallimento degli altri. Salvini, in Europa vince la nostra linea sui migranti. Allora Barbara, prima parlavi di equilibrismo da parte di Conte perché deve appunto mediare tra alle due componenti del governo, quella leghista. Speriamo diventi equilibrio, tra l'altro. Così, sì, e quella invece pentastellata. Ma leggendo tra le righe questo discorso, ti sembra più giallo o più verde? È una bella domanda. All'inizio sembrava molto più giallo, molto più con istanze grilline. Poi sulla parte di politica estera e di anche sicurezza, immigrazione, politiche comunitarie si è tinto un pochino più di verde. Per cui sì, forse è un mix in realtà, è riuscito a fare un buon dosaggio delle due, no? Delle due forze di maggioranza che lo sostengono. Dei due ingredienti. Allora vediamo proprio le parole usate oggi da Giuseppe Conte. Questa è la nuvola di parole, ormai ci sono gli algoritmi per comporre dato un testo. Ecco, ridatemi la nuvola per favore. Eccola qui. Le parole naturalmente col carattere più grande sono quelle più ricorrenti, insomma si potrebbe quasi
creare una frase, il nostro governo è di tutti i cittadini, se vogliamo. C'è proprio anche nuovo là in... Il nuovo, insomma, ci sono diversi spunti da questa nuvola di parole. Andiamo adesso invece sull'altro cartello che ci proponeva la regia, proprio le occorrenze. 33 volte ritorna la parola governo, è abbastanza comprensibile. Nostro 30, cittadini e paese 25 volte, vogliamo 18 volte. Cosa ti suggeriscono queste parole più usate? È che questo è il vero banco di prova. Cioè, si è passati, queste due forze, Lega e Movimento 5 Stelle, sono passate dall'opposizione al governo, come hanno rivendicato 33 volte. E quindi si passa dalla protesta alla proposta, si passa da tutte le varie ipotesi di lavoro a invece un confronto con la vita concreta, con le esigenze dei cittadini, con le esigenze del bilancio, ripeto, perché di lì bisogna passare, e anche con le esigenze degli altri paesi. Ieri abbiamo visto che la Tunisia ha protestato perché Salvini ha parlato di un'esportazione di galeotti verso il nostro paese. La Tunisia è uno dei pochi paesi che resta in equilibrio nel Mediterraneo, quindi non andrei troppo a toccare. A sommuovere. No? Per cui, ecco, il governo è una cosa complicata. Abbiamo fatto un lavoro anche sulle parole meno usate. Un chiarimento per chi ci segue a casa: questo gioco delle parole è relativo al discorso programmatico, quello durato un'ora e venti circa. Dopo c'è stata la replica. Dopo c'è stata la replica di Conte, che è un discorso a parte. Le parole meno usate: sud una volta, poveri, tasse. Non sono invece mai state usate le parole euro, una parola, come dire, insomma, un ordigno quasi esplosivo di questi tempi, e cultura e istruzione. Quale di queste assenze o di queste poco ricorrenti parole ti colpisce di più? Allora, cultura e istruzione, anche perché in realtà nella replica su sud e euro Conte poi ha recuperato il corner, perché ha parlato di sud, ha ricordato innanzitutto di essere lui un uomo del sud, è nato in Puglia, e poi di aver istituito un ministero del mezzogiorno, seppure senza portafoglio. Euro ha garantito che l'Italia non intende uscire dall'euro, e quindi, diciamo, su quello ha recuperato. Cultura e istruzione per un paese come il nostro, che è una dei paesi a maggiore vocazione di beni culturali, di arte, e che dovrà investire tantissimo sull'istruzione per cercare di potenziare la parte più creativa del lavoro. Perché noi sappiamo, storicamente, non abbiamo materie prime, quindi la nostra unica possibilità è di guardare all'istruzione. Questa mancanza un pochino mi ha colpito. Forse si poteva fare di più. Allora, un po' adesso, di delusione c'è, sì, su questo. Adesso vediamo il Montecitorio Selfie di Augusto Cantelmi, che ci racconta i primi passi del governo Conte, letteralmente i primi passi. Poi torniamo in studio e parliamo anche un po' di opposizione. Vediamo il Montecitorio Selfie. Però sull'immigrazione non si parla solo di business, no? Ci deve parlare anche di solidarietà, non di finta solidarietà, giusto? I primi passi del governo. Potete prendere la macchina invece di fare tutto sto casino. Così dedicato, se garantirà almeno i lavoratori. Ma passo per qua.
Yes. Teste di casa. Erano proprio i primi passi. Dopo la passeggiata di Augusto rientriamo nell'aula del Senato. Barbara, parliamo un po' di opposizione. Come ha reagito oggi? Mi è sembrato che gli esponenti dell'opposizione, in particolare Renzi, si rivolgessero quasi più a Salvini e a Di Maio che non a Conte. Può essere questa una strategia d'opposizione, far risaltare questa anomalia strutturale del governo? Sì, l'unico accenno di Renzi a Conte in pratica è stato ricordargli che non è un premier eletto, visto che a lui fu contestato. E per il resto sì, lo considerano un po' soprammobile, io ripeto che forse ci stupirà. Però è ovvio che l'opposizione fa il suo mestiere e quindi la cosa su cui potrà sicuramente influire sarà sul difficile equilibrio appunto tra due partiti così diversi e che addirittura le elezioni si erano presentati divisi e in contrasto. Riuscire a coniugare le due politiche di questi due partiti sarà l'impresa più complicata, molto probabilmente, anche se nel contratto di governo erano riusciti a coniugare, però c'erano un po' di lacune in realtà in questo contratto. Tra gli oppositori, tra i 117 no a Renzi, c'è quello di un senatore a vita, presumibilmente. Adesso la votazione si è appena conclusa, gli astenuti sono 25, suppongo siano i 24 di Fratelli d'Italia più la senatrice a vita Liliana Segre, che aveva annunciato la sua astensione, e anche la Elena Cattaneo. Quindi Monti, però, come dire, oggi ha fatto un po' il menagramo, se vogliamo usare questa espressione poco, diciamo così, carina. Non è escluso che l'Italia debba subire l'umiliazione della Troica. Cos'è la Troica? È l'organo a tre composto da Commissione Europea, Fondo Monetario Internazionale e Banca Centrale Europea, che interviene in caso di bancarotta di un paese, ecco. Quella che è intervenuta in Grecia. Per esempio. A parte questa poco augurante previsione, c'è stata un'altra frecciatina da parte di Monti, che ha ricordato il lavoro del suo ministro Moavero Milanesi, che adesso è ministro degli esteri del governo Conte, sì. E poi c'è un'altra troica, quella su cui stiamo insistendo nella nostra discussione, Barbara, e sulla quale vorrei un po' tirare le fila del nostro ragionamento, perché mi incuriosisce questo tuo lasciarci così intendere che Conte ci riserverà sorprese. Quanto conta Conte? Perché da dove nasce questa tua impressione? Ecco. Ma intanto appunto da questo, proprio dalla postura, da questo discorso così lungo e articolato. E poi dal fatto che ha ricordato l'articolo 95 della Costituzione, che gli aveva ricordato Mattarella, il Presidente della Repubblica, sia a lui che ai due partiti, ai due leader di partito, Di Maio e Salvini. E poi perché ai vertici internazionali ci andrà Conte e a parlare col capo dello Stato ci andrà Conte, e quindi in realtà poi chi rappresenterà l'Italia sarà lui, e abbiamo una lunga storia di presidenti del Consiglio partiti come dei soprammobili, diciamo, no? Nelle intenzioni dei partiti, e poi diventati invece protagonisti. Sì. Ringrazio davvero tanto Barbara Tedaldi per essere stata con noi questa sera, grazie a voi che ci avete seguito da casa. Il nostro Dulcis in Fundo è questa sera dedicata a un'impresa sportiva fresca di poche ore fa, Marco Cecchinato, tennista italiano,
è arrivato alle semifinali del torneo del Grande Slam Roland Garros a Parigi, battendo l'ex numero uno al mondo Djokovic. Beh, una bella impresa, pensate, erano 40 anni che un italiano non arrivava così in là in un torneo del Grande Slam, l'ultimo fu Corrado Barazzutti. E allora, come direbbe un mio collega televisivo, Ale, e poi, se volete, noi invece ci vediamo domani. Ciao.